tutti. Ciao. Raga, maniche tirate su, occhiali da sole. Qui è cambiato tutto, eh? Ah, sono passati un giorno di guida e dal neve da morire di freddo siamo passati a, non che fa caldo, ma si sta bene. Oh, un grado, ma un grado è... Un grado è tanta roba. Tanta roba. Da meno 12, meno 13 dall'altra notte a un grado. È Africa proprio. Eh sì. Si sono scongelati anche i tergi cristalli finalmente. L'acqua. L'acqua. Perché era peggio. Sì, bravo. Comunque ora direzione Malmo, perché vogliamo entrare poi in Germania prendendo il traghetto. Da Trolleborg, giusto? Sì. Da Trolleborg. E niente. Andiamo a vedere a che ora ci sarà il traghetto e via. Qualcosa da dire, amore? Che inizia a aver fame. Tre gradi, sempre di più, più si scende più aumentano. Le mezze maniche ce l'abbiamo, paliscia? Dovremmo avercele. Ciabatte l'ho portate, infradito, ora tra un po' me ne metto. Ma Teddy, ti è andato per traverso qualcosa? Mary, è acceso il video. Ecco. Ragazzi, ma nevica, non ci crederete mai. Allora, maniche tirate su finora, si arriva a Malmo dove ci si deve fermare e nevica. Stiamo andando a casa. Tra 500 metri, svolta a sinistra e prendi per Albinanson Selvagge. Che praticamente Francesco è una persona che ci segue sui social e quando ha saputo che eravamo a Malmo ci ha invitato a casa per mangiare un pezzo di torta. Noi abbiamo accettato molto volentieri. Noi chiaramente abbiamo accettato, deviazione via a casa di Francesco. Svolta a destra e prendi Friesurgatan, poi svolta a destra e prendi Ermalingsgatan. Senti il nome di via. Dice c'è la macchina verde che è la sua, di mettere la macchina noi dentro. La tua destinazione si trova sulla destra. È aperta, è questa, ha detto. Quindi dietro. Dentro. Eccoci, è proprio a casa dentro il cancello, si mette noi. Voilà. A casa di Francesco. Speriamo che esca ora Francesco. Comunque in inglese, sì, allora, sì, sì. Comunque il trekking, spero io non ci vado prima, sai, ti mettevi giacche pesanti in inverno. Sì, sì, che danno anche noi poi alla fine. Io mi prendo la giacchetta e la... E la... Allora la torta di Francesco la portiamo via anche per il viaggio. Era buonissima. Che fai, manda via Orzone? Bello che Francesco ci ha detto che fino a 2-3 giorni fa c'erano 15 gradi. Adesso nevica come boh. Vabbè. Ma sicuramente c'è da perdersi anche qui dentro questo porto di Malmo, di sicuro, eh. Vabbè, qual è la voce? Ah, abbiamo deciso di andare in barca. Cioè, col traghetto, via. E di qua. Abbiamo fatta, sono le 2:20, siamo riusciti a prendere il traghetto. Vieni Teddy. Ovviamente con un casino perché non ci avevano segnato la cabina, ci è toccato qua dentro andarla a segnare, insomma, un casino, però ce l'abbiamo fatta. Siamo con quasi 2 ore di ritardo. Sì. Noi a quest'ora ci dormiva da mo'. Faccio la doccia e... Poi nanna. E poi domani si vedrà. Domani è il giorno.
Ah, Teddy ha paura, della Sì, è nave. terrorizzato, poverino. Va bene, oh raga, ci vediamo di giorno. Ciao ciao. Qua è tutto sigillato, tutto sigillato. Ora poi dove si deve andare non si sa, però te buttati là nel mezzo. Vado sulla destra, mi tengo. Eh sì, penso proprio di sì, eh. Guarda, sei già pronti, un, due, tre Eh schierati, sì, però non via. lo vedo. Ma? Sì, guarda, di laggiù si prende la strada. Guarda, a me ho già l'ansia. Perché, ma? Oh, vedersi illuminati dalla luce naturale del sole è tanta roba. Dopo quante ore? 7 di traghetto. Pochi sono stati veloci. Ci è voluto di più. A entrare nel porto di Malmo, che è una cosa impressionante. Poi, circa tutta la strada, è una città lì dentro, per arrivare al gate, per poter entrare. Ma anche a uscire eravamo incastrati, tipo. Sì, ma io che si incastra mezzi così, o lo vedi, non ci si passava le altre. Però la traversata è stata tranquilla, quasi a dormire, Sì, infatti, una bella doccia come e via. ghiri. Adesso missione benzina in Germania, perché qua Ma cominciamo a guarda, essere bassi di nafta, eh? sì, ma dopo la Svezia, guarda, la Svezia era 2,5, 2,6, ridendo scherzando è stata quasi Quella più cara. quella più cara. Ora vediamo un po' Sì, cosa. fa scozzo con la Germania, perché era la Germania l'andata che era cara, no? Vediamo un po' Vediamo ora. un po' com'è. Vediamo un Vi po' com'è. aggiorniamo appena troviamo un benzinaio. La mattina poi va convinto che non si può mangiare sempre le brioche, così fanno male. Ci sono i suoi croccantini. Allora, una alla volta, capito? Poi devi fare anche finta, buono! Che sia il pezzo di tua merenda. Teddy. Comunque ragazzi, entrare a Berlino è un delirio. Sì, ma siamo nel mezzo al traffico. No, ma ci abbiamo perso l'abitudine proprio di come si guida nel traffico dopo un mese, Da noia. eh? Sì. E ti suonano, basta che fai il minimo errore, ti 300 metri, suonano. svolta a sinistra e Sentila. prendi Altmuabit. Però Berlino va visitata, eh? Non è che si può, no? C'è tanto traffico, quello che Svolta a basta sinistra e per prendi Altmuabit, poi non ti svolta a destra e arrabbiare. prendi Kosciuszko-Strasse. Ma dai, la lista sembrava la mia sorella, è uguale, Diesel B6 da 5 l'orto c'è il giocoliere Dove? al semaforo, da noi lavano vetri, qui c'è i giocolieri. Cazzo, Berlino è un altro mondo. Svolta a sinistra e prendi contro la strada. Svolta a sinistra e prendi contro la strada.
come Berlino, perché ragazzi Berlino è Berlino. E niente, oh, ragazzi adesso vediamo ancora un po', poi vediamo. Poi ci fermiamo. Iniziano le tappe di rientro. Siamo anche molto smollati, perché comunque siamo in fase di rientro e c'è tutta la stanchezza tutta, iniziamo a sentirla. Però noi non molliamo. Mai. Ciao a tutti. Ciao. Guarda, ci sono due San Bernardi un po' meticci, con un altro con orecchi lunghi, ma sono al di là della rete o sono... Vanno via, te di via libera. Aia, io però guarda. Sempre muove ste gambe così, c'ho dei mauli così nelle gambe, sono nere. Ma se arrivo a casa c'hai i pantaloni corti, c'ho i lividi nelle gambe. No, via, vai dietro, solo te di vedere. Oh, ma anche dove... No! Anche dove sta a combattere sempre con uno così. Teddy. Quindi? Ti fissare però così, eh?